Arrivo alla Caprareccia, 2 settembre, Spoleto. Luca, eccolo. Sta arrivando. Eccolo. Bravo, bravo, bravo Luca, congratulazioni. Congratulazioni. C'è un posto di blocco, chi è? Oddio. Ragazzi, come fare la volata e non avere il fiatone? Adesso lo so. Controlla le pulsazioni. Vai, bene, ragazzi, bene. Apri la bottiglia. Sì. Qua lo spumante per festeggiare l'arrivo di questa ennesima impresa. Ragazzi, però io mi aspettavo un pochino più di fresco. Mannaggia, c'era un tasso di umidità pazzesco. Voi pensate che all'inizio della mia... quando c'è una lezione, non so se avete fatto caso, ma c'ho dei deficit tra le mani, no? Sapete uno degli esercizi qual era? Quello di aprire le bottiglie di spumante, perché... Avevi la scusa, insomma. Capito? C'avevi la scusa, la scusa buona c'avevi, eh? Ma scammato subito. Lui, devo dirlo, questi segreti, eh? Ragazzi, un applauso anche al coach... Al coach Davide che ha seguito. David. Che, sai che ogni tanto giravo la lampada dietro, poi sali, Coca-Cola, capisci? Cioè, le salite guarda. Sviluppano così, no? Dai che abbiamo portato la pizza? Champagne adesso. Pizza, champagne e birra abbiamo portato, via. Quindi, guarda, se devo fare così, è un pochino più complicato, allora l'italiano si ingegna e fa. Con le nocche. Con le nocche. Abbiamo quasi fatto, Allora, intanto che apri questa bottiglia, dacci le tue impressioni sul percorso, le sensazioni che hai provato. Allora, è stato veramente un allenamento, abbiamo dosato le forze in maniera tale che facessi un finale, mi ricordavo che qui era un pochino più, come dire... Poi c'era anche il pezzo a metà, un pochino più di sassi. Più sassi. Mi sembra che era più pulito rispetto all'altra volta. Sì, sì, l'hanno pulito qui, l'ultimo tratto. Esatto, quindi in mezzo è importante no. Perché sembra ininfluente, invece anche per un passare con la carrozzina, oppure penso alle madri con le carrozzelle, sì, no, così, veramente diventa agevole, capito? Molto più praticabile. Poi l'ambiente è fantastico. E siamo quasi, eh? Allora noi adesso brindiamo intanto alla Spoleto Norcia per tutto il valore, no? Oggi abbiamo fatto anche una cosa importante di solidarietà. Viva, viva! Aspetta, arrivano i bicchieri, eh? Viva Luca! E tu... i valori della vita. Comunque, e i valori della insomma, vita. Noi stappiamo il tempo a 2 ore e mezzo, noi avevamo calcolato di stare nella forbice 2 ore e mezzo, 3 ore. Quindi insomma sui 6 km, allora sono 2 ore e mezzo partendo dall'inizio dello sterrato, togliendo la parte iniziale. Un'ora e mezzo quindi. Sono 6 km e 3. Quindi siamo su 3 km all'ora. Allora, un pochino meno. No, dai, non mi sminuire. È una matematica nella opinione. È tremendo, non me ne fa passare. 2,8 Non l'aveva detto, 2,5 2,5 A chi dedichiamo questa impresa? Beh, Luca? A noi qua tutti insieme perché, come dire, è un abbraccio che noi mandiamo alla popolazione del terremoto, alla valorizzazione del territorio, quindi questo è un altro augurio generico per la quale la Spoleto Norcia rappresenta un pochino anche il riscatto delle bellezze del paesaggio, no? Ah, devo ripetere? Aiuto. No. Se lo ricorda? Okay. Bene. No, perché mi ha ripreso, no? Sì. Allora, rivado, lo rifaccio. Vai. Va bene. Beh, allora, chi era la prima dedica? Chi l'ho fatta? No, ai terremotati. La prima dedica va al pensiero alle popolazioni terremotate e chiaramente questa manifestazione porta loro un abbraccio importante e fortissimo sentito. Poi in secondo luogo proprio perché la Spoleto Norcia rappresenta il simbolo di una valorizzazione fondamentale di un paesaggio che troppo spesso viene trascurato e quindi anche poterlo recuperare anche
con questi percorsi che permettono poi anche, come dire, un rinforzo dell'identità, della narrazione del luogo, no? Magari le persone che ci abitano camminano insieme e ritrovano il gusto di raccontarsi e quindi recuperiamo un pochino anche questa socialità. Grazie. Poi chiaramente la dedichiamo anche a quelli che sono i valori dello sport. Lo sport sostanzialmente, ma anche comunque il movimento, ti permettono di star bene con te stesso e con gli altri. Questo sempre di più lo dovremo poi implementare dentro le scuole ai nostri ragazzi, insegnare che lo sport non è la vittoria ma è fare un qualcosa che ti piace. E oggi è stato bello condividermi questa camminata con tutti gli altri camminatori, li possiamo chiamare così, no? E non ha bevuto ancora. Non ha bevuto. No. Vabbè, poi dopo i pensieri sono tantissimi, insomma, viene la Bici Cuore Diabete che si impegna anche per iniziative di promozione sociale e sappiamo che la Spoleto Norcia sarà sempre più spinta verso queste iniziative che devono un pochino compensare anche questa frammentazione istituzionale che troppo spesso non garantisce quel vissuto comunitario, che è fantastico. Qui mi chiedono di bere, penso che sia giusto, e quindi allora alla salute alla salute della bellezza della vita e a tutte le scalate possibili di questo.